Prego, ce l'abbiamo Max. in diretta, cioè abbiamo, beh, insomma, ha rappresentato tanto, ce l'abbiamo anche nella sigla, quando la sentite che introduce la nostra trasmissione, Vecchi Spalti, abbiamo Gabriele Podavini che è un regalo per tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio Gabriele! Ciao, buon pomeriggio a tutti voi! È stato un collegamento, insomma, ecco, anche faticoso perché lavoriamo tutti, sofferto, ma insomma anche tu... Voglio dire, di cose da fare ne hai tante. Come stai innanzitutto? No, sto abbastanza bene. Sì, bene, dai, diciamo bene. Sì, ho avuto dei problemi fisici, però li ho superati. Beh, quella è la cosa importante. E ancora continui, ti tieni in forma, quindi? Ci fai capire che ti tieni in forma, giochi... Penso che tu, vista, vedi, potremmo anche introdurre quest'altro argomento. Viene così all'impronta. Giocatori come te credo che non è una forma di piaggeria, no? Più o meno ormai ci siamo conosciuti anche radiofonicamente anni fa, vedendo un po' la qualità anche del calcio italiano di oggi, credo che i Gabriele Podavini sarebbero titolari anche nelle squadre che lottano per lo scudetto, visti tanti giocatori. Ti chiedo quindi un parere senza entrare in... capisco insomma, no, magari il ruolo che uno dice entra in conflitto magari con colleghi, però io penso che saresti titolare. Ma sì, adesso non sta a me giudicare, però insomma... Troppo affetto, no. Dici? Sì, no, il fatto è che era un ruolo che già praticavo ancora agli inizi degli anni 80, è un ruolo che poi si è manifestato l'esterno di fascia, che poi adesso si è verificato che è una delle fasi di gioco e delle situazioni di gioco dove si sfruttano meglio i sistemi di gioco. Se io stato uno dei primi, insomma, con Cabrini, i primi che siamo entrati nella mentalità delle fasce laterali. Adesso lo chiamano così, no? Esterno di fascia. Un'altra, noi conosciamo il terzino destro. Terzino destro che poi si sganciava, per noi era quello. Allora, no? allora si chiamava terzino fluidificante. Fluidificante, perfetto. Vi do la dritta. Grazie. Perfetto, grazie Gabriele. Senti, a proposito di dritte, quindi ovviamente immagino tu analizzerai il calcio di oggi, non solo italiano. Proprio in quella parte che secondo me è una di quelle più carenti a livello proprio di campioni, no? Quindi di personaggi anche di calciatori di valore, ecco, diciamo così. Nella Serie A posso immaginare, purtroppo gioca dall'altra parte, ma credo uno degli interpreti migliori, malgrado tutto, obiettivamente sia Maicon, perché... è quello. Insomma, altri lo so, purtroppo, però la verità è colpo al cuore. Adesso però un po' è là con gli anni anche lui. No, io credo che Podaini sarebbe superiore anche lo stesso Maicon di oggi. E quindi su quello parlare lui è meglio. Mi posso inserire? Vai. E ti volevo far inserire su questo. Perché rispetto ai giocatori di fascia di adesso, non è che l'autoscriva. Io prima sapevo anche difendere prima Bravo. Di attaccare, invece adesso offendono e non sanno difendere. Allora io invece difendevo e attaccavo, facevo il contrario, adesso si attaccano e rientrano. Io invece facevo tutte e due le palle, difendere e attacco. Grande difensore, grande fluidificante, come abbiamo ricordato Gabriele Podavini. L'abbiamo in diretta. Questione storica. È ritornato. Meno male. Io stavo raccontando, caro Gabriele, un po' l'acquisto della Lazio che abbiamo preso dal Brescia, se non sbaglio, no? Che si era un po' impuntato il tecnico Klagluna, o sbaglio? Sì, ma ha voluto a tutti i costi Klagluna, perché quando sono venuto alla Lazio mi ha raccontato di retroscena che il Brescia mi aveva venduto, allora non c'era la firma consensuale. Allora nell'81-82 il giocatore era un pacco postale. E niente, il Brescia mi aveva ceduto al Perugia e Calura, che non avendo il patentino di prima per allenare, stava facendo un corso di aggiornamento a Coverciano e ha saputo, non so tramite chi, che sarei l'indomani sarei passato al Perugia. Allora ha fatto il matto a 4 per avermi alla Lazio, infatti poi finì alla Lazio. Grazie anche all'intervento di Sbardella, se non sbaglio, è stato lui che poi è riuscito.
era Carlullo e Sbardella il direttore tecnico, sì, il direttore tecnico. Infatti mi ha voluto fortemente Clagruna alla Lazio. Poi tu hai fatto 5 stagioni in maglia biancoceleste, hai vissuto i famosi meno 9, insomma il cuore c'è cuore sempre, quella è classica. Sono arrivato l'anno in B, abbiamo vinto il campionato e la Roma aveva vinto lo scudetto quell'anno lì, e noi della B salimo in A, 2 anni di A siamo retrocessi, un anno di B e poi l'ultimo anno dei meno 9 dell'anno di Fascetti. Beh, grande Eugenio, che poi purtroppo fu cacciato via in quella maniera un po' che ci siamo rimasti male, abbiamo contestato anche il presidente Galleri, non so se te lo ricordi, sì, contestazioni sì, fatte. Sì, proprio. Sì, io quell'anno lì poi andai via. A Genova, se non sbaglio, no? Sì, andai a Genova, sì, mi portò fortemente Simoni. Beh, lui già te avevo conosciuto, perché... Sì, no, l'avevo avuto a Brescia, poi me lo sono trovato... L'anno che sono retrocesso dalla A in B, venne Simoni, adesso voi magari siete giovani, ma venne Simoni alla Lazio, tanto. Non so se vi ricordate, venne Simoni alla Lazio, sì. ricordiamo venne alla Lazio e io quella stagione lì, quell'estate lì mi aveva richiesto il Napoli di Maradona, però venne Simone, clausola Podavino incedibile perché l'aveva già avuto a Brescia, mi pose il veto e così... Beh, non è che avevo rimpianto, no. Perché qua ricordati che ogni volta che pensiamo al meno 9, la rete di Fiorini, c'è il tuo passaggio. C'è il tuo passaggio, Podavini. Nessuno può toccare Podavini, insomma, qui a Roma, ma infatti da parte biancoceleste. La cosa era quella che se tu fossi stato più fortunato, Gabriele, e avessi avuto l'età per giocare nel calcio di oggi, visti... i terzini che c'erano, Gabriele Podavini era diventato probabilmente, sentendo i nomi, ecco, abbiamo citato uno prima. Sicuramente oggi... non l'avrei sfigurato. No, eri diventato, ma no, obiettivamente eri diventato il miglior terzino d'Italia, se non d'Europa, e per una viste le cifre che girano, la carriera che uno può fare adesso. Insomma, io ricordo che tu hai fatto praticamente intorno ai 150 partite nella Lazio con 7 reti in campionato, no? C'è una famosa che te la vuoi ricordare anche per la gioia di chi ci ascolta, insomma, il ricordo, a parte il passaggio stupendo, quello sta dentro il cervello a tutti, però per far ricordare anche a qualche altra cosa, insomma, ma penso che il gol più importante è stato il primo anno che arrivai alla Lazio e segnai il gol contro il Catania che ci permise di salire in A, la penultima di campionato vincemmo in casa col Catania e poi l'ultima giochiamo a Cava, ma era bastava il pareggio, facciamo 1-1 però vincendo col Catania la penultima in casa ci permise quasi la matematica di andare e feci gol dal 2-1 e lo ricordiamo, e ricorderà anche lo stadio, insomma, ma come si fanno a non ricordarsi i tifosi, quello stadio quella passione che c'era, quel calore, quell'attaccamento alla maglia che c'era, che ci avevano i tifosi, era una cosa favolosa, era una cosa proprio da non potevi non innamorarti della maglia e dei tifosi, non potevi. Come adesso, insomma, caro Gabriele, come adesso? Adesso è cambiato tutto. Sì, sì. Infatti si innamorano della maglia adesso che appena finita la partita la danno via. Bravo. Come sono innamorati della maglia. Gabriele, per concludere così, noi stiamo in chiusura e ti lasciamo anche a te. L'ultimo pensiero, ecco, lo teniamo più sulla parte affettiva. Il fatto, ecco, che un calciatore come te, così come te, come ce ne sono stati tanti altri, vedi, a distanza di 20 anni, 30 anni, venite sempre ricordati da persone che all'epoca, come soprattutto chi sta qui in diretta, erano presenti. Fa effetto, cioè nel senso, cioè a distanza di 20 anni e 30 anni, con tutto il calcio che cambia, calciatore che a voi siete sempre... degli uomini che venite comunque per una parte non poco numerosa e importante della città, comunque siete sempre nei pensieri, nei ricordi, quindi radio o qualsiasi altra forma
siete sempre presenti. Che effetto fa in un uomo come te o come possono essere i tuoi compagni? Ma, io sono orgoglioso e tutte le volte che ho occasione di parlare dell'altro mi commuovo come un bambino, perché sono orgoglioso, sono laziale, anche se sono qua vivo a Brescia, sono laziale al 100%, 100% Lazio, caro Gabriele. Posso mettere per il, anzi ho già lasciato detto quando muoio di che chi mi metta la maglia da centenario l'ho già preparato, ho già fatto il testamento che quando muoio mi devo mettere la maglia che ho fatto quando sono venuto al centenario lì, e mi devo mettere quella della cassa. Speriamo il più tardi possibile. Sì. Ma comunque vieni Gabriele, vieni a Roma presto, dai, ci sentiamo. Penso di venire il 12 maggio. Penso di esserci. Ci devi essere. In campo o in tribuna. Giocare no, non lo so, però perché ho avuto dei problemi fisici che ho fatto il trapianto di rene io 5 anni fa e niente, no, sto bene. Eravamo rimasti un attimo così, oddio. Ho fatto il trapianto 5 anni fa e di rene, sto benissimo, posso giocare ancora, se mi alleno posso giocare ancora. Ma sì, sì. Ma arriveresti proprio bene. Arriveresti come un treno, ripeto, come un treno. Sì. Ma, te li bevi tutti. Come si dice, Gabriele? Allora, un abbraccio, un caro saluto. Ti aspettiamo il grande 12, Poda, okay. Grande Podavini, che ci ha ricordato. E soprattutto ci ha fatto ancora sentire quel vecchio fascino. Questo di, è tanto della maglia, perché dice insomma. Perché siete affezionati alle Lazio del passato, e poi sentiamo una testimonianza, le parole e l'affetto delle persone che l'hanno vissuta. Grazie Gabriele. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te. Ciao, Gabriele, ciao. Quando avete bisogno non c'è problema. Sempre. Chiamatemi. Okay. Meglio te che quelli di oggi. Quello dovete deciderlo voi. No, ho già deciso. Già stabilito. La trasmissione è vecchi spalti, puoi capire insomma i temi. Ciao. Va bene, Gabriele. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao.